Buongiorno ancora a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare tutti voi per il vostro interesse nei confronti del nostro seminario. Oggi, assieme a me, interverrà nella presentazione anche il geometra Nicola De Biagio come responsabile ufficio tecnico di ICOP e perito edile Edi Danielis come modellatore Tecla Structure presso ICOP. Passerò la parola a loro tra un po'. Parto un attimo con due info in merito ad ARPA-CEAS per chi non ci conosce ancora. Quindi, come ARPA-CEAS, ormai sono più di 30 anni che siamo sul mercato e forti dell'esperienza dello studio Finzi e Associati e CEAS, abbiamo creato ARPA-CEAS. Oramai da diversi anni proponiamo e spingiamo sempre più l'implementazione del BIM all'interno delle realtà e cerchiamo di far funzionare al meglio qualunque tipo di software assieme al flusso della logica BIM. Siamo più di 50 professionisti, prevalentemente architetti, ingegneri e qualcuno diplomato come me che seguono tutti i nostri clienti. I nostri prodotti, diciamo, che sfruttano l'approccio BIM. Abbiamo una serie di software come BIM Authoring, in particolar modo Tecla Structure per il BIM strutturale, tra i più utilizzati non solo in Italia ma anche a livello mondiale, e software impiantistico DDS CAD, piuttosto che Allplan Architecture, piuttosto che NovaPoint per quanto riguarda le infrastrutture, piuttosto che Trimble Quantum per le infrastrutture idem. Poi abbiamo software per il BIM Information Management, come il Solibri, Model Code Checking, CoBuilder, ingegnerizzazione, diciamo, delle informazioni dei prodotti, di Rofus per ottimizzazione delle aree molto utile per il mondo ospedaliero piuttosto che aree aeroportuali e Stream BIM per quanto riguarda il cantiere. CDE oppure ACIDAT, abbiamo Trimble Connect che fa parte sempre del mondo Trimble, il Aconex, piuttosto che Quadri e BIM Plus. Infine, un qualcosa che abbiamo individuato come elemento trasversale, ma che tutti sentono l'esigenza, vi farò vedere una slide più avanti per quanto riguarda la Mixed Reality con l'ologramma, quindi la possibilità di andare in cantiere senza l'esigenza di tavole, ma con un ologramma e tutte le informazioni necessarie per costruire. Poi ci occupiamo, proponiamo anche il calcolo strutturale con Midas, Modest, ICFinest e il geotecnico per quanto riguarda il discorso di Paratie Plus, FLAC e UDEC. Per quanto riguarda la commercializzazione dei software, integriamo anche il supporto tecnico, formazione base avanzata, piuttosto che affiancamenti sul progetto e per tutti i clienti abbiamo anche un'area riservata, dove, possono approfondire eventuali richieste specifiche. I nostri servizi sul BIM, come vi accennavo prima, per quanto riguarda i servizi sul BIM, noi ci occupiamo prevalentemente della formazione base piuttosto che avanzata, consulenza, quindi aiutiamo il cliente a implementare diciamo il flusso, i processi BIM, piuttosto che a sfruttare al meglio i vari software BIM. E infine ci occupiamo anche di certificazioni, essendo ARPA-CEAS organo di valutazione presso i CMQ, per il quale conferiamo le certificazioni come BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, piuttosto che CDM Manager.
questo punto, prima di lasciare la parola ai colleghi, volevo integrare alcune informazioni per quanto riguarda il software Tekla Structure e in particolar modo il messaggio cuore di Trimble a livello mondiale, che è quello di poter cercare di condividere il più possibile sempre le informazioni, in particolar modo nel mondo delle costruzioni, e non ritrovarsi in cantiere con la mancanza di informazioni o con la qualità delle stesse carenti o che arrivino sempre in ritardo. Tutto questo da quando Trimble ha acquisito la software house Tekla. Ha sempre più continuato a sviluppare il software Tekla Structure, il quale è sempre più presente non solo nelle unità produttive, ma anche sempre più nelle imprese. Diciamo, la soluzione per le strutture, in particolar modo con Trimble Solution per quanto riguarda il BIM strutturale, oggi sono Tekla Structure con il Tekla Model Sharing. Ok, è possibile poter acquistarli entrambi in modo tale da poter ottimizzare tutti i flussi dei lavori, in particolar modo la gestione dei modelli BIM strutturali tra tutti gli attori e poter avere sempre, sempre il modello aggiornato, condividendolo con tutti gli attori che vi prendono parte. E poi Trimble Connect, la CDAT o Common Data Environment, come vi accennavo prima, per la costruzione, il coordinamento e la collaborazione. Tekla Structure è un modellatore BIM parametrico che permette, detto BIM strutturale, che permette di poter esprimere al meglio o condividere tutto ciò che si va a creare con tutti coloro che partono dallo studio iniziale, quindi i famosi ingegneri che si occupano anche di un'idea iniziale, di un definitivo, fino ad arrivare, come vedete qui, esecutivo costruttivo. Quindi ingegneri piuttosto che imprese, coloro che seguono i cantieri, produttori di carpenteria piuttosto che carpenteria in acciaio, piuttosto che prefabbricatori o imprese vere e proprie per la produzione, gestione e corretta modellazione delle stesse in cantiere. E poi c'è un'area sempre più sfruttata e sempre più presente a livello nazionale, oltre che internazionale, per quanto riguarda Tekla Campus per gli studenti e il mondo educazionale, e in particolar modo non solo università, ma iniziamo a avere anche richieste da parte di istituti superiori. Tekla Structure, per chi non dovesse conoscerlo, è un modellatore 3D parametrico multimateriale. Ripeto, che viene utilizzato sia dalla fase iniziale fino alla fine, fino al costruttivo esecutivo. Permette di poter approfondire tutte queste informazioni, generare dal modello in automatico tavole che possono essere tranquillamente integrate anche manualmente, tenendo presente che qualunque azione si vada a fare sarà sempre associativa, quindi modifiche sia tavole create in automatico da Tekla o integrate manualmente dall'operatore, essendo associative, le modifiche seguiranno l'adeguamento di quanto fatto a modello. La possibilità di poter avere in tempo reale distinte material take-off piuttosto che bill of material, i famosi computi, lista ferri e quant'altro in tempo reale e in poche parole, con questa slide, Tekla Structure permette di poter chiudere il cerchio fino al cantiere, oppure per quanto riguarda attività esistenti, negli ultimi mesi è veramente molto sentita questa richiesta, si può tranquillamente anche utilizzare per tutto ciò che è esistente oltre che nuovo. Quindi interoperabilità col software di calcolo piuttosto che software impiantistici o software architettonico, model code checking, fino poi alla produzione o addirittura al 4D per la gestione delle attività direttamente in cantiere. Nuova politica subscription.
La nuova politica di subscription. Perché? Perché tutti i clienti cercavano qualcosa di semplice, facile e flessibile da poter utilizzare, in particolar modo quanto è successo non solo nell'ultimo anno problema Covid, ma anche in precedenza abbiamo visto che i clienti continuavano a fare richieste particolari sui noleggi e Trimble ha proposto questa nuova formula. Infatti, questa nuova formula permette un prezzo più conveniente per chi deve partire da zero, proprio perché acquista un periodo di noleggio e non una licenza permanente. In questo importo è sempre inclusa la versione aggiornata piuttosto che il supporto tecnico. Ok, anche qui per l'assistenza è tutta inclusa. E poi maggiore flessibilità perché permette di poter noleggiare annualmente piuttosto che per determinati mesi. Le nuove configurazioni sono Tekla Structure Carbon, Tekla Structure Graphite piuttosto che Tekla Structure Diamond. In particolar modo, Tekla Structure Carbon è una versione che viene utilizzata per tutti coloro che devono coordinare dei lavori, quindi supervisionare delle attività e non modificare parti a modello, ma solo attributi. Mentre la versione Tekla Structure Graphite è una versione che va bene per tutti coloro che non arrivano ai costruttivi o al massimo arrivano gli esecutivi per poi demandare all'impresa per il cantiere, quindi esecutivi per quanto riguarda il CIA. Infine, la versione Tekla Structure Diamond è quella più completa perché arriva fino ai costruttivi. Tutte queste che abbiamo visto sono tutte multimateriali, quindi che io gestisca lamellare, legno, piuttosto che acciaio, gettato in opera, oppure prefabbricato, permettono di poter gestire queste informazioni. Le tipologie delle licenze sono nominative, o al massimo nell'arco dell'anno la posso riassegnare altri tre utenti, quindi vengono chiamate standard. Flex per quanto riguarda l'assegnazione a qualunque persona che lavori in azienda e worldwide, diciamo nel caso in cui dovessi avere realtà al di fuori della nazione per la quale l'ho acquistata. In tutte queste licenze che avete visto sono incluse non solo tutte le nuove versioni del software, ma è legata per ogni licenza Tekla Structure, a differenza del passato, è legata a una licenza Trimble Connect. In più c'è anche il supporto, piuttosto che l'area di Tekla User Assistant, l'area Tekla Warehouse, piuttosto le ultime versioni e i forum e tutto ciò che riguarda l'installazione. Il Tekla Model Sharing è un qualcosa che può essere acquistato separatamente dalla licenza del software Tekla Structure. Perché? Perché permette di alleggerire i carichi di lavoro, così magari come ci illustreranno nella loro esperienza i colleghi di ICOP, permette di poter lavorare in qualunque parte del mondo uno ci si trovi, grazie al modello che sussiste nel cloud di Trimble. E nel momento in cui io andrò a salvare, sincronizzerà le mie varianti con la versione ultima del modello che risiede in cloud. Io continuerò a lavorare sul mio PC, deciderò io quando sincronizzare queste informazioni. Senza andare troppo nel tecnico, la condivisione viene fatta tramite, diciamo, l'appoggio del Microsoft Azure. E permette veramente velocemente di poter sincronizzare queste info. Poi c'è il Trimble Connect che assieme ad ogni licenza Tekla Structure Subscription, diciamo che è uno strumento di collaborazione che permette di poter condividere le informazioni con tutti gli attori che vi prendono parte, ma non solo permette di condividere modelli Tekla, ma anche di tanti altri formati. È una versione che può essere utilizzata dal browser piuttosto che desktop, piuttosto che mobile, oppure applicazioni come HoloLens 2 in particolar modo. L'accessibilità è la seguente, c'è la versione free personal, in qualsiasi momento la potete scaricare, potete installarla e potete tranquillamente creare il progetto e invitare fino a 5 persone senza nessun costo. Nel caso in cui
volessi fare un passo superiore, potrei acquistare la business, oppure per chi noleggerà il software Tecla Structure, acquisterà le licenze, o per chi ha acquistato anche le licenze permanenti e le ha sotto contratto, c'è il Tecla Business, il Trimble Connect Business incluso per ogni licenza Tecla Structure. Infine, il top diciamo, della proposta per Trimble Connect sarebbe Business Premium nel caso in cui ci si volesse spingere alla massima attività di un Common Data Environment. I formati supportati, come vi accennavo, sono veramente diversi, quindi da Revit, SketchUp, piuttosto formati Tecla, Trimble Quadri, quindi FC, RVT, SketchUp e via dicendo, fino a nuvole di punti che sono molto importanti. L'altra cosa importante per Trimble Connect è questa, che ha ricevuto la certificazione ISO 27001. Quindi, per quanto riguarda riservatezza e sicurezza dei dati, grazie a questa certificazione è tra i pochi ad oggi ad avere questo tipo di certificazione. Infine, il Trimble Connect for HoloLens, perché? Perché, come vi accennavo prima, la possibilità, come vedete qui con questi occhialini e il DPI, vi si permette di poter andare in cantiere, ottimizzando tutte queste informazioni. Chiedo scusa, abbasso il volume. Ok, eccolo qua. Questo video vi dà un esempio di come ci si può presentare in cantiere e come poter sfruttare al meglio tutto ciò che è stato fatto in ufficio. Grazie ai comandi to do, piuttosto che qualunque altra azione che io voglia fare all'interno del modello con la realtà che mi circonda, così come in questo caso, per esempio, stanno proiettando gli impianti all'interno di una struttura in costruzione, posso prendere quote piuttosto che allineare il modello con il mio nuovo modello con l'esistente, piuttosto che fare eventuali controlli visivi di eventuali interferenze. Prendere misure, creare to-do, quindi attività, e condividere questo tipo di comunicazione con tutti coloro che vi prendono parte. A questo punto passerei la parola ai colleghi di ICOP per quanto riguarda il loro intervento sulla piattaforma logistica del porto di Trieste. Buongiorno a tutti, sono Nicola De Biagio, sono responsabile dell'ufficio tecnico di ICOP. Ringrazio Arpaceas per l'opportunità che ci ha dato di condividere le nostre esperienze. E passo un attimo a presentarvi quello che è ICOP, prima di lasciare la parola al mio collega che vi illustrerà il progetto della piattaforma logistica. ICOP è un'impresa di costruzioni con sede a Udine, è un'impresa familiare fondata nel 1920, per cui l'anno scorso abbiamo compiuto 100 anni, con 440 dipendenti e 152 milioni di fatturato. Diciamo che in questi 100 anni abbiamo avuto dei punti, dei momenti salienti che abbiamo identificato nel 1965, anno in cui abbiamo iniziato la prima attività di specializzazione dell'impresa nel settore delle fondazioni. Successivamente, nel 91, quando siamo stati i primi a introdurre in Italia, diciamo, la tecnologia del microtunnel. E diciamo un altro punto fondamentale del nostro percorso di crescita è stato il 2012, anno in cui abbiamo iniziato attività all'estero in modo strutturato. Abbiamo sostanzialmente quattro settori principali di attività, quindi siamo nel campo delle fondazioni speciali, nel microtunneling, nei lavori marittimi e nelle infrastrutture.
come dicevo, quindi fondazioni speciali, quindi lavori nel sottosuolo dove realizziamo l'intera gamma delle fondazioni speciali, nel microtunnel dove nel corso di questi 25 anni abbiamo realizzato 120 km di condotte posate, naturalmente nel settore del trenchless technology, dove abbiamo aggiunto ultimamente una nuova tecnologia che è il direct pipe. E nel campo dei ponti viadotti, dove realizziamo quasi principalmente lavori stradali ed autostradali, con una specializzazione anche qui nel campo dei ponti viadotti con la piastra continua in CAP, e più abbiamo anche una specializzazione nei sottopassi stradali e ferroviari, dove abbiamo realizzato dei sistemi brevettati, in particolare un brevetto che si chiama One Night Solution. Nel campo delle fondazioni speciali, diciamo che il nostro mercato principale di riferimento è, oltre all'Italia, la Francia e i paesi scandinavi, e comunque un po' tutta l'Europa. Mentre nel settore del microtunneling, diciamo che il nostro mercato di riferimento è un po' più esteso perché siamo presenti praticamente in quasi tutto il mondo con una presenza un po' più importante, diciamo, nel sud-est asiatico, Singapore, Hong Kong, Malesia, ma anche in Messico, e adesso i prossimi passi ci vedranno impegnati anche in Canada. Quanto riguarda invece i lavori marittimi e le infrastrutture, diciamo, il nostro mercato principale rimane per il momento l'Italia. Nel corso degli ultimi anni, diciamo, i lavori principali a livello di fatturato, così quelli che hanno inciso di più, sono stati sicuramente la piattaforma logistica del porto di Trieste. È stato un lavoro da 130 milioni di euro. Nel campo delle fondazioni speciali, invece, abbiamo avuto una presenza importante nell'ambito delle stazioni della Grand Paris, dove abbiamo lavorato nell'ambito di due lotti della metropolitana, le linee 15, nuove linee 15 e 16. Siamo stati presenti nella ricostruzione del ponte Morandi per la realizzazione delle opere di fondazione. In più, diciamo che abbiamo una presenza importante in Danimarca, in Svezia e adesso anche in Norvegia da alcuni mesi. Mentre nell'ambito del settore microtunnel, abbiamo, diciamo, avuto una partecipazione importante nell'ambito del metanodotto TAP, Trans Adriatic Pipeline, con una commessa da 17 milioni, e siamo presenti in tutti i nuovi lotti praticamente della SNAM. Nell'ambito delle fondazioni speciali andiamo un po' a realizzare quelle che sono tutte le tipologie di fondazioni, praticamente, ad eccezione dei pali battuti. Quindi partiamo dalla piccola perforazione come micropali, jet grouting, iniezioni di intasamento con cementi piuttosto che iniezioni chimiche, congelamento del terreno, realizziamo tutte le tipologie di pali trivellati, pali seccanti, CFA, pali a doppia testa, e come anche diaframmi con benna, diaframmi con idrofresa, anche a notevole profondità, a Parigi fino a 65 metri, diaframmi plastici con tecnologie come deep mixing o cutter soil mixing. Nel campo invece, nel settore microtunnel, abbiamo delle diverse frese che coprono i diametri da 800 a 3600 mm. Diciamo che il microtunnel è sostanzialmente, per chi non lo conoscesse, una tecnologia che permette la realizzazione di tunnel di piccolo diametro con una tecnica che in tutto e per tutto è simile a quella delle gallerie con la TBM. Diciamo, sono delle piccole TBM che
funzionano con la tecnica dello smarrino idraulico. E ultimamente, diciamo, a questa tecnologia si è aggiunta un'evoluzione della stessa che si chiama Direct Pipe, dove la TBM è sostanzialmente la stessa, ma non viene spinta attraverso martinetti, ma attraverso delle enormi morse che infliggono la tubazione nel terreno. Qual è il percorso, diciamo, che ha portato la ICOP verso il BIM? Dal 2015 abbiamo iniziato un percorso di incremento esponenziale della digitalizzazione nell'impresa, in particolare con una digitalizzazione progressiva delle attività contabili e ridefinizione dei processi, una progressiva introduzione di sistemi digitali per la gestione e controllo delle attrezzature per quanto riguarda l'industria 4.0, l'adozione di sistemi di geolocalizzazione delle risorse, la creazione di portali aziendali web per la gestione dei dati e delle attività di cantiere relativamente a tutte le aree dell'impresa e l'adozione di rapportini online per il controllo delle lavorazioni. Naturalmente l'introduzione del BIM in ufficio tecnico. Dal 2017 abbiamo inoltre creato anche un ufficio di Information Technology in stretta collaborazione con l'ufficio tecnico per l'introduzione della modellazione 3D per tutti i progetti e la gestione di tutti i dati che da questi possono derivare. Perché introdurre, diciamo, il BIM in impresa? Diciamo che ci sono diversi motivi per cui questa scelta è necessaria, diciamo. Sono molti di questi sono sicuramente scontati. C'è un vantaggio di tipo commerciale, un vantaggio nella gestione della progettazione, un vantaggio nella fase di costruzione, e naturalmente anche un vantaggio nella gestione dopo dell'impresa. In fase commerciale, naturalmente, abbiamo avuto la possibilità di penetrare in mercati più evoluti. In fase di offerta, di studio di progetto, di esaminare più varianti, di gestire in modo integrato con altri soggetti della filiera, come ad esempio fornitori o subappaltatori. E inoltre abbiamo avuto la possibilità di avere supporto commerciale per la presentazione di diverse soluzioni tecniche. Diciamo, sicuramente la modellazione consente di presentare il prodotto della nostra attività in modo sicuramente molto più vantaggioso e chiaro. Nella fase di progettazione, a maggior ragione per un'impresa molto specialistica come la nostra, i vantaggi sono nella standardizzazione dei progetti, nella velocizzazione della realizzazione delle proposte, come anche nella valutazione corretta delle situazioni di interferenza, grazie anche e soprattutto naturalmente alle integrazioni con i DTM del terreno piuttosto che degli impianti, oltre alla possibilità di ottenere in modo automatico distinte di armature e computi metrici. In fase di costruzione, diciamo che abbiamo la possibilità di avere un supporto continuo e organizzato al cantiere, conseguente incremento della qualità del costruito, l'utilizzo in cantiere di visualizzatori con maggiore sicurezza nella gestione delle revisioni, gestione delle interferenze riscontrate in cantiere, gestione ottimizzata e documentata delle varianti, gestione e valutazione dei remedial works, gestione integrata di discipline MEP e aggiornamento e sbuilt meno oneroso e più preciso. Non, di fatto, in tutte le ultime progettazioni non abbiamo dovuto aggiustare praticamente niente. Le sbuilt era esattamente quello che avevamo progettato in sede di progettazione costruttiva. E inoltre, il vantaggio nella gestione dell'impresa,
perché abbiamo avuto una maggiore accuratezza delle previsioni di budget nel rispetto dei cronoprogrammi, una riduzione della gestione delle non conformità, una corretta organizzazione delle attività di archiviazione dei progetti e una possibilità di scambio dati con l'ufficio acquisti per la definizione in fase progettuale delle caratteristiche non solo dimensionali delle parti, oltre a una completa integrazione con i sistemi informativi aziendali. Diciamo che oltre a questi, che possono essere sicuramente i vantaggi più semplici da intuire, diciamo che ci sono altre motivazioni per cui siamo stati convinti di questa scelta. In particolare, diciamo che l'impresa da sempre possiede un ufficio tecnico che progetta e realizza che progetta tutto ciò che va a realizzare e lo fa con degli obiettivi ben precisi. Prima di tutto una definizione del massimo livello di dettaglio. La progettazione è sempre di livello costruttivo, non ci fermiamo a un esecutivo, il nostro obiettivo è il maggior dettaglio possibile. E questo per quale motivo? Perché negli ultimi tempi c'è sempre una maggiore difficoltà nel ritrovare manodopera specializzata, quindi c'è la necessità di andare a definire il massimo livello di dettaglio in cantiere, oltre che definire nel modo più preciso tutte le sequenze operative di una determinata lavorazione. Quindi non ci fermiamo solamente all'aspetto costruttivo di una struttura, ma andiamo a definire anche tutti i particolari che riguardano la cassellatura di una parete piuttosto che la struttura di sostegno di un ponte, tutti quegli aspetti che possono anche incidere naturalmente sulla operatività e sulla sicurezza di una struttura. Oltre di fatto ad andare anche a valorizzare quella che è la nostra progettazione con l'aggiunta di tutti quegli elementi che fanno parte del nostro know-how aziendale, quindi con tutti quegli elementi specialistici che andiamo a mettere nei nostri progetti. Ecco. Naturalmente c'è sempre un obiettivo tecnico-economico che ci spinge ad andare in questa direzione, insomma, quello di ricercare sempre dei margini economici nella gestione di una commessa, ma questo sempre con l'obiettivo di garantire la qualità dell'opera, della struttura che si va a realizzare. E in più diciamo che la nostra attività viene volta spesso allo sviluppo anche di nuove tecnologie, come possono essere i brevetti sui sottopassi ferroviari piuttosto che altre tipologie di soluzioni. Quali sono gli strumenti con i quali abbiamo ricercato, diciamo, di raggiungere gli obiettivi? Diciamo che abbiamo identificato in Tekla, Structure e Trimble Connect sicuramente quelli ideali al nostro scopo, insomma. Bisogna dire che in Italia, nel campo delle infrastrutture, è ancora difficile riuscire a far parte di un processo BIM nel vero senso della parola. I tempi non sono ancora perfettamente maturi, per cui è un percorso ancora un po' complicato. Però abbiamo avuto, diciamo, la fortuna, ecco, di provare a lavorare nel nord Europa e in modo particolare in Norvegia e qui abbiamo visto quanto fossero state azzeccate, diciamo, le scelte fatte, perché abbiamo avuto la possibilità di far parte di un processo di progettazione BIM molto ben strutturato e dove abbiamo visto che gli strumenti utilizzati erano esattamente gli stessi che abbiamo utilizzato noi, insomma. Quindi senza nessuna difficoltà di integrazione,
ci siamo trovati subito a nostro agio. Quali sono i risultati di tutti questi sforzi, diciamo, compiuti nel corso di questi 5 anni? Nel 2019 abbiamo avuto il piacere di essere tra i vincitori del Tecla BIM World Italia con il progetto della piattaforma logistica di Trieste e nel 2020 ci siamo aggiudicati il premio ICAP. ICAP è l'Associazione Italiana per il Cernamento Armato Precompresso, e sempre con il progetto della piattaforma logistica di Trieste, progetto realizzato in collaborazione con altri progetti, studio di progettazione di Udine, lo studio Altieri di Tiene e il professor Calvi. Ma diciamo che soprattutto il risultato migliore è il fatto di vedere valorizzata, diciamo, la professionalità e l'esperienza delle persone che lavorano con questo tipo di strumenti e vedere la soddisfazione in queste persone che cresce ogni giorno. Ecco, io credo di aver finito, adesso vi ringrazio e lascio la parola a Edi. Ringrazio il geometra De Biagio che, per l'ottimo intervento e che ha focalizzato l'attenzione su quanto si cerca di far notare con questi eventi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Edi Danielis, lavoro alla ICOP da 30 anni, in cui ho avuto la fortuna di poter fare l'esperienza, come anche Geometra De Biagio, in tutti i campi, cioè dal cantiere, quindi come topografo, come contabile, come capocantiere, Dopodiché, in virtù di tutte queste esperienze, abbiamo potuto, ed è risultato anche più semplice, seguire la progettazione. Allora, prima di cominciare, intanto, confermatemi che state vedendo qualcosa, Sì, Carmine? ti Sì? confermo. Vediamo la tua slide, piattaforma Ok. logistica. Allora, due dati, tanto per inquadrarci, anche da un punto di vista geografico. Quindi siamo a Trieste, qui vedete appunto la città e la piattaforma logistica si trova in questa zona qui a sud della città. Nel dettaglio vediamo appunto che abbiamo questa zona qui che è lo scalo Legnami, abbiamo il Molo Settimo, questa è la zona della PLT, della piattaforma logistica, e questa è la Ferriera di Servola. Questa è la zona dedicata all'area di concessione, quella che vedete gialla qui, mentre quella in rosso è la nuova banchina che siamo andati a realizzare. Questa è la vista prima dell'inizio dei lavori, quindi stiamo parlando di marzo 2016 e questa era la situazione che abbiamo trovato. Questa è da un punto di vista la piattaforma, le dimensioni. Quindi abbiamo un fronte mare, questo qua di 410 metri. Questa qui è la zona del RoRo, oppure la rampa, dove i camion scendono dal traghetto e possono salire sulla piattaforma. Abbiamo questo trapezio che ha un'altezza di 280 metri, una larghezza minima di 180. Qui si vede, sommi capi, la struttura come è organizzata, cioè abbiamo una maglia di pali con un lato di 10x10, abbiamo un cordolo perimetrale che va a riconfinare la costa, su cui è realizzato praticamente da un cordolo che appoggia su dei pali. Mentre poi abbiamo questa, sempre attaccata al cordolo, abbiamo anche il cunicolo dei servizi. L'impalcato è di due tipi, impalcato mobile, che si divide su questa zona qua, quindi delimitato dal cordolo, da un lato, e mentre la parte che si affaccia al mare è l'impalcato fisso. Mobile perché sopra i pali è stato progettato l'inserimento degli appoggi, degli isolatori a doppio effetto, in modo da dissipare gli effetti sismici sulla soletta.
Quindi questa soletta qui ha una capacità di movimento di 24 centimetri dovuto all'aspetto termico, ma è combinato assieme a quello sismico. E questo per quanto riguarda, mentre la parte a mare è fissa e quindi non c'ha gli appoggi. Alcuni dati dell'area, abbiamo quindi l'area di concessione a 122.000 metri quadri, sono stati realizzati solo per l'appoggio della soletta 820 pali, con lunghezze da 25 a 47 metri, avevamo tre tipi, avevamo quelli perimetrali, un diametro del 1100, quelli del solaio mobile del 1270 incamiciati, e il solaio fisso invece con un diametro maggiore proprio per l'effetto sismico, per la mancanza dell'isolatore. Cordolo perimetrale, come vi dicevo prima, è un cordolo delle dimensioni da 200x80 cm e si sviluppa per 800 metri, a cui si affianca il corridoio tecnologico, a cui interno c'è una zona dedicata a raccolta delle acque piovane di piattaforma, c'è l'impianto di aerazione, l'impianto di illuminazione interno e i cavi dotti per quello esterno per le torri faro, in più l'impianto antincendio. Impalcato mobile, quindi 64.000 metri quadri, impalcato fisso 11.000, per un totale di circa 76.000 metri quadri. Analizzando l'impalcato, è un impalcato in cemento armato precompresso post-teso, cioè è un'unica soletta collegata con dei cavi, quindi, ricapitolando, abbiamo gli isolatori, i capitelli. Il capitello è un elemento prefabbricato, che lo vedremo dopo, un metro, da 150x120, che è un appoggio provvisorio per poter consentire l'appoggio della trave prefabbricata sopra l'isolatore. Poi sopra le travi, sempre elementi prefabbricati, abbiamo un pannelli alveolari, da 128x50x30, anche questi prefabbricati. Dopodiché abbiamo chiaramente l'armatura lenta, un totale di 8.000 tonnellate, l'armatura di precompressione in trefoli di plati a 7 fili, anche qui 700 tonnellate. L'impalcato poi, vedremo, è stato suddiviso in fasi realizzative, queste abbiamo 53 per l'impalcato mobile, 19 per l'impalcato fisso. Le dimensioni delle solette al massimo potevano essere di 50 metri per 30, per uno spessore di 50 centimetri. Quindi si trattava di gettare al massimo 750 metri cubi. Queste dimensioni erano dettate dal fatto di poter andare a tesare con una certa efficacia le solette, dal fatto che dovevamo avere una distanza in cui la gru poteva sbracciare per andare a varare tutti gli elementi prefabbricati. Se ritorno rapidamente sopra, noi abbiamo appunto queste qui che sono le travi, no, prefabbricate, nell'altro senso gli alveolari, quindi la gru doveva poter realizzare e varare in primis quello, e poi si trattava di poter avere questi un getto che non andasse con delle quantità troppo elevate da poter realizzare in una giornata. E in più un giunto di dilatazione per poter chiudere il varco creato dai movimenti eventuali del solaio mobile. Queste sono le fasi che vi spiegavo prima, no? Sì. Ognuna, e dovevano essere con una certa sequenza, cioè una attaccata all'altra, non potevo farne ad Arlecchino, ma dovevano essere, perché sono tutte legate con i cavi che la rendono monolitica. Questa è la parte mobile, 53, e questa davanti è la parte fissa. Ecco, a questo punto io vi farei vedere... Infatti ci dovrebbe essere il filmato che potrebbe aiutarti a spiegare meglio quanto hai detto. Il filmatino che appunto vi porterà in cantiere e vi farà vedere quello che abbiamo trovato. Inizialmente noi siamo partiti con un sistema tradizionale a realizzare quest'opera, cioè con i soliti sistemi che avevamo, un modello di TM che caricavamo sul CAD, facevamo i profili, andavamo a realizzare i pali sempre con dei CAD tradizionali. E fino a qua la cosa poteva anche funzionare. Il problema si è posto a seguire quando avevamo la necessità di sviluppare l'impalcato.
L'impalcato, che sembrava abbastanza semplice e standard, in realtà aveva diverse insidie da dover verificare e superare. Si poteva anche dire facciamo la sezione tipo e la lasciamo gestire al cantiere, ma non è la cosa, abbiamo sempre visto, ha un costo enorme. Abbiamo preferito portare i problemi del cantiere in ufficio, verificarli, e questo ci è sembrato il sistema migliore, per poter poi dare al cantiere un prodotto già studiato in tutte le interferenze e in tutte quante le problematiche che si potevano trovare. Inizialmente siamo partiti in due persone, eravamo io e Carlo, ci siamo divisi tutti gli occupi dei pali e del cordolo perimetrale, io mi occupo della soletta. I primi problemi anche sulla soletta erano quelle della velocità di esecuzione degli elaborati, perché dovevamo realizzare una soletta a settimana e ci siamo trovati, mentre a me ne servivano almeno due settimane per poter realizzare il disegno, una settimana a modellare e una settimana poi a fare il disegno. Il fatto di poter modellare però ci consentiva di avere subito a disposizione, prima di fare i disegni, dei report con le distinte complete del ferro. Quindi appena finito di modellare, mandavo in ferriera, la ferriera stava esattamente una settimana a preparare il ferro. Quando arrivava il ferro, in quella settimana che facevano il ferro, io potevo realizzare i disegni e inviarli in cantiere. Successivamente, anche questo non bastava. Abbiamo dovuto introdurre quello che è il model sharing, ovvero la possibilità di lavorare in più persone con gli altri colleghi sulla stessa soletta. Come ha spiegato prima Rob, praticamente si condivide lo stesso modello. Quindi io ho fatto la modellazione, io passavo ad un altro modello, il collega successivamente entrava dentro e faceva il disegno e ce li scambiavamo reciprocamente. Questo è stato un vantaggio enorme e fondamentale per poter stare al passo col cantiere. Fra l'altro non potevamo neanche realizzare troppo velocemente, perché ci trovavamo continui cambiamenti di soletta, quindi potevo fare una soletta che poi mi veniva stravolta la settimana dopo, quindi dovevamo andare un po' al passo col cantiere. A un certo punto abbiamo avuto necessità di implementare ancora e di lavorare in tre, due a modellare e uno a disegnare. E il model sharing in questo è stato veramente molto, molto d'aiuto e molto, molto ci ha permesso di ottenere una notevole produzione anche in cantiere. E l'altro elemento importante è stato appunto l'introduzione in cantiere di Trimble Connect. Trimble Connect appunto è questo software cloud, e consentiva a chi era in cantiere tramite un tablet di potersi avere a disposizione tutti i modelli e tutti i disegni del lavoro, perché l'area è molto estesa. Alle volte il collega usciva pensando di dover andare a vedere di quell'opera, di quel particolare soletta o di quella trave, in realtà veniva chiamato a vedere un altro. Quindi col metodo tradizionale uno doveva uscire col carretto di disegni e a Trieste, insomma, non è alle volte ottimale sul mare, il vento e pioggia e quant'altro, aprire i disegni e quant'altro. È molto pratico avere il tablet, dove mi consente di vedere l'elemento tridimensionale, ma come vedete qui, anche cliccando su quel quadratino bianco, aprire il disegno e far vedere anche il disegno. Questo è stato molto apprezzato dai colleghi di cantiere, è stato un elemento così molto d'aiuto. Se vedete anche queste immagini, potete solo immaginare la confusione. Io alla fine che c'era tra cavi e ferro facevo fatica a capire che disegno fare, che particolare. Sapevo che però se aveva il collega in cantiere qualche dubbio, apriva l'elemento 3D, il modello 3D, e poteva visionarlo e spiegarlo anche al ferraiolo o al carpentiere che c'era. Quindi abbiamo cercato di eliminare e cambiare sistema, non più
faccio la sezione tipo e te lo risolvi in cantiere, ma te lo risolvo io ad un prezzo enormemente inferiore, perché se io perdo una giornata in ufficio non è lo stesso che perdere una giornata in cantiere, perché tra mezzi e personale sarà 4-5 volte superiore. Quindi il nostro obiettivo è stato centrato da questo punto di vista e c'è, è stato nei fatti poi insomma confermato la bontà di questo modo di lavorare, che può sembrare un po' impegnativo, però non abbiamo più, non siamo più tornati indietro. Cioè, adesso lo dico chiaramente a chi disegna ancora, a me di prendermi e mettermi a disegnare lo reputo un po' una perdita di tempo, preferisco impegnarlo più a modellare e a ragionare nel progetto, e il disegno le lo faccio fare a tecla. Bene, questo è il vero approccio BIM fino al BIM vero e proprio in cantiere, così come avevamo inizialmente, avevo inizialmente dato qualche input e Danielis ha rimarcato con una delle tante loro esperienze, tant'è vero, se non erro, Danielis, confermalo se no, dovesse essere diverso da quanto sto per affermare, se non erro, d'ora in poi qualunque lavoro deve essere affrontato in ICOP, partite tranquillamente con la modellazione, così come sì, stavi dicendo. Sì, sì, difatti noi all'inizio, ma ci serve per fare questo lavoro qui della soleta, poi però si sta meno. Sì, sì, ma adesso non, cioè, vi dico veramente, ma anche gli altri colleghi, perché io parlo a nome degli altri colleghi, di sì, Michele, di Gabriele, non si torna più indietro, perché non ne vuoi sapere di stare a disegnare, perché dici, ma perché sto perdendo tempo, sì, a fare un lavoro che me lo fa meglio un altro strumento, in questo caso tecla. Anche con De Biagio inizialmente ne hanno parlato quando stavate valutando soluzioni da implementare, poi una volta partiti con tecla siete veramente andati in quarta e ci fa piacere che stiate sempre più sfruttando al massimo quanto si sta cercando di far percepire a chi magari ancora oggi ha delle incertezze su un determinato tipo di approccio con il BIM fino anche al cantiere. Sì, poi c'è la possibilità di personalizzare con i componenti, che ci ha aiutato molto in certe lavorazioni tipo i pali, a farci il nostro componente all'interno di tecla, in modo da ottimizzare quelle che sono i comandi tecla e dedicandoli ad un elemento che per noi è il pane quotidiano, ecco. Bene, io direi, mentre magari in attesa che arrivi qualche domanda, io lancerei, così avendo sotto anche il video, lancerei l'ultimo sondaggio che vi prego di poter rispondere in modo tale da completare, ma nel frattempo se avete domande vi invito tranquillamente a scriverle nell'area domande e risposte, in modo tale che i colleghi possano continuare con rimarcare vantaggi o alcuni dei vantaggi che in questo momento stiamo cercando di farvi notare, così come la loro esperienza magari possa in qualche modo spingervi a integrare, affiancare qualcosa di simile e partire anche voi con un approccio simile. Aggiungere proprio quello che citavo prima, l'esperienza fatta in Norvegia. Diciamo che quando siamo partiti qui con la modellazione era un po' un viaggio nel vuoto, insomma. Certezze non ce n'erano, qualche domanda, ma varrà la pena tutto questo sforzo? Ce la siamo fatta, insomma. Però soprattutto questa esperienza qui è stata illuminante, il fatto di vedere di poter lavorare in modo integrato con i norvegesi con cui non ci si conosceva e da subito c'è stata convergenza su strumenti di modellazione e di condivisione, perché usavano esattamente tecla e Trimble Connect, diciamo, e in un modo anche molto molto semplice e leggero dal punto di vista dei capitolati informativi, ad esempio. Ecco, questa è stata la soddisfazione più grande, perché ci siamo trovati da un settore, diciamo, infrastrutturale in Italia dove c'è un'assenza in questo momento ancora pressoché totale,
salvo che con pochi privati, a essere perfettamente integrati in un modo di lavorare che per noi era ancora fino a pochi mesi prima come vedere la luna. Confermo anch'io, è molto più semplice lavorare così. Ti arrivano gli FC e non devi stare a guardarti i disegni, è lampante che è quello e ti intendi a meraviglia. Cioè. A questo punto saluto veramente tutti voi e grazie ancora ai colleghi di ICOP, De Baggio e Danielis. Grazie ancora e Grazie, arrivederci. 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 Ciao. Arrivederci. Ciao.